Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Benissimo. Allora, che cosa vogliamo fare in questo video? Che cosa vi vogliamo raccontare? Vogliamo fare un aggiornamento profetico, un aggiornamento molto importante. Vogliamo fare un po' la valutazione di alcune situazioni che in questi nostri giorni, in questi ultimi giorni, che poi sono gli ultimi giorni, si stanno concretizzando. Previo rapimento della Chiesa, è cominciato il conto alla rovescia. Ebbene sì, con l'arrivo del 2017/2018, c'è un perché, questa barra, possiamo veramente asserire alla luce di quello che è il contesto biblico che è iniziato il conto alla rovescia. Da adesso in poi la situazione nel mondo andrà sempre via più peggiorando su una infinità di situazioni. Altro che prosperità. No, 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 no. Quello che deve venire sul pianeta Terra non è prosperità. Piuttosto si avvicina si avvicinano una serie di eventi che sono a dir poco drammatici, ma andiamo piano. Intanto vogliamo entrare nella navigazione virtuale, come facciamo sempre, vi portiamo a navigare con noi. Allora, registra schermo, ecco, benissimo. Allora, da questo momento vi trovate sintonizzati, diciamo, nella nostra navigazione. Questa è la pagina, questa è la Bibbia, la Santissima Parola. Qui avete più Bibbie, la Nuova Riveduta, la CEI, la Nuova Diodati, questa la lasciatela perdere che ce l'hanno messa a fa, questa è la Luzzi e questa è la Diodati, che è quella che utilizziamo noi. Voi potete utilizzare quella che più vi piace, insomma, ovvero potete utilizzare il cartaceo. Benissimo. Allora, in Seconda Pietro 1:19 troviamo scritto, diciamolo un pochino più così, eccolo qua, che noi abbiamo ancora la parola profetica più ferma, alla quale facciamo bene ad attendere come a una lampada rilucente in un luogo scuro, finché schiarisca il giorno e che la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Vedete? La stella mattutina è Gesù, lo dirà altrove. Dove? In Apocalisse. Benissimo. Quindi la parola di Dio ci parla di parola profetica, della profezia. Dove si trova la profezia? Nella parola. La parola è tutta profezia. Lo ha detto Gesù stesso nel capitolo 19 dell'Apocalisse, che Gesù è lo spirito della profezia. Ecco perché la parola di Dio è l'unico libro che può vantare di essere la verità. Uno dei mille perché è proprio il discorso profetico. Non esiste nessun libro al mondo. Noi vi sfidiamo che voi possiate prendere qualsiasi libro al mondo, possiate fare dei video e possiate leggere le profezie, come abbiamo fatto noi con il libro di Nostradamus, cioè il video su internet fatto anni fa, dove abbiamo letto le profezie di Nostradamus, che tra l'altro era ebreo, e vi abbiamo dimostrato come le profezie di Nostradamus possono dire tutto, il contrario di tutto e assolutamente nulla, mentre invece la parola di Dio è precisa, è molto precisa. Ti dà addirittura la prima data del Cristo, la prima venuta del Cristo, è stata datata un evento spettacolare nelle 70 settimane di Daniele, fantastico, 330 profezie solo del Cristo. Addirittura
profetizzato che la Luna sarebbe stata conquistata e gli sarebbe stata inserita una bandiera dentro. Abbiamo fatto il video La fine del mondo, e questo dopo la conquista di Gerusalemme. Precisa la parola di Dio, è stato detto che il popolo di Israele non sarebbe mai cessato, mai è cessato, che sarebbe stato perseguitato, è stato perseguitato, che sarebbe ritornato dopo un esilio durato 2000 anni nel suo popolo. È successo quello. Pensate, è l'unico libro al mondo che vanta non 100, 200, 300, ma migliaia di migliaia di migliaia di profezie. L'unico. E noi ve le leggiamo, ve le facciamo vedere. Ogni video che noi facciamo, vi leggiamo la parola di Dio. Chi vuol, come dire, far vedere al mondo che esistono, qualora lo volesse fare, altri libri che sono pari alla Bibbia, che sono profetici come la Bibbia, facesse quello che facciamo noi, noi, noi chi? Noi credenti, noi cristiani. Siamo centinaia di migliaia di milioni, siamo miliardi. Non siamo quattro pelagatti, siamo miliardi. Wow! Siamo praticamente 2, 4, 6, sì, sì, cari amici. Un terzo della popolazione, un terzo della popolazione. Sai quant'è un terzo? Io in matematica sono una frana, lo sapete tutti, sono famoso proprio per non capirci nulla di matematica, nonostante da ragazzetto abbia fatto ragioneria, no? Mi sono occupato di, diciamo, di un certo tipo di contabilità, ma poi ho smesso, poi dopo decenni ho lasciato la matematica e ormai veramente non so fare nulla in matematica. E quindi tutti quelli che seguono il nostro canale sanno questo di me. Ma un terzo so quant'è, signore mio. Un terzo dell'umanità. 2,5 miliardi. Wow. Dicono di essere cristiani. Utilizziamo il termine dicono perché poi sappiamo che de facto non chi mi dice signore, signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Però intanto un terzo della popolazione, abbraccia, diciamo, o perlomeno riconosce il Signore. Benissimo. E quindi noi, appunto, cristiani, vi mostriamo quello che dice la parola di Dio. Che gli altri ci mostrassero i loro libri, il contesto dei loro libri. Se le quartine, le divise in centurie di Nostradamus rappresentano un contesto, fateci vedere qual è questo contesto, così ridiamo un pochino insieme. Dai! Oppure, come si chiama quell'arto indemoniato? Palavicini, no, adesso non mi ricordo, che praticamente la sua pseudo-profezia della fine del mondo, ogni tanto la tirano fuori. Ecco, la profezia di Palavicini dice che avverrà la fine del mondo in questo periodo qua. Poi passa quel periodo e non succede niente. Poi viene un altro periodo e la ritirano fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sta profezia. Ma quante volte si deve adempiere che poi non si adempie mai. E quindi dice l'Apostolo Pietro che l'unico libro al mondo è la parola di Dio. Ed è la parola profetica più ferma che possa esistere in tutto l'universo. Sia gloria alla parola di Dio, sia gloria a Gesù Cristo, l'unico nome che fa tremare i demoni. Alleluia! Pensate che ci sono gli infelici, io li chiamo i ladri di galline, poi parleremo in altri video di loro, che vanno dicendo che praticamente la parola di Dio e il Corano sono la stessa cosa. Guardate, io ce l'ho qui il Corano, ma tutto quello che è Islam e Corano è completamente alieno a quello che è la parola di Dio. Uno su tutti, nell'Islam si dice, ed è vero, no, no, si dice perché è scritto, che Allah, insomma, odia
che a qualcuno gli venga dato il titolo re dei re. Nella parola di Dio troviamo scritto che Gesù è il re dei re. Giusto? Satana odia il re dei re, ma non ci può fare nulla. Quindi l'incompatibilità tra Corano e parola di Dio, Bibbia, è al 100% palese. Eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo per dire che la parola di Dio è una parola profetica e ci troviamo ai margini, anzi di più, del rapimento della Chiesa. La Chiesa sta per essere tolta e noi dobbiamo avvertire, noi chi? Noi tutti cristiani, specialmente coloro che si occupano di quello che ci occupiamo noi. Nel nostro piccolo ministerio, dice tu che sei? Te lo dico subito, che sono io? Io, Alessio Evangelisti, sono servo di Cristo e sono un predicatore dell'Evangelo della verità. Alleluia. Il mio pastore mi ha insegnato predicatore dell'Evangelo quando ancora non lo ero, manco lo volevo essere. Me ci sono trovato per caso, credetemi. Io sono stato perseguitato per anni. Vieni, e ho sempre detto di no. Alla fine ho dovuto accettare perché costretto dai casi della vita. C'è tutta una storia, forse un giorno ne parleremo. Allora, adesso ci sto, e gloria a Dio. E come dice la scrittura, guai a chi, avendo messo le mani nell'arato, si tira indietro. Occhio a quei cristiani, giovani o magari che non hanno compreso, che dicono, ma se non gli piace che lasciasse perdere, guai a chi, avendo messo le mani nell'arato, si tira indietro. Quello che Dio ti dà, nessuno si deve permettere di toglierlo, neanche tu stesso. Quello che Dio unisce, nessuno si deve interporre per cercare di dividerlo. Ai di questo, se poi la cosa finisce da sé perché è finita e non è colpa tua, allora Dio saprà cosa fare. Ma in quanto a te, sii perseverante in quello che Dio ti ha affidato, se veramente te lo ha affidato il Dio. Poi ciascuno di noi dovrà rendere conto a Dio. È individuale il giudizio. Benissimo. Bene. Allora, i dolori di parto, vogliamo iniziare, bando alle ciarle, i dolori di parto sono iniziati. I dolori di parto si trovano qua, ve lo vado a prendere. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, verso 3. Ho messo 2? No, è prima. Ecco, verso 3. Ma vogliamo proprio prendervi il verso? Perciò che, quando diranno pace e sicurezza, allora di subito sopraggiungerà loro perdizione come dolori di parto. Siamo sotto i dolori di parto. La terra sta gemendo, cari amici in ascolto, cari fratelli. La terra sta gemendo. Gesù ha detto che se voi tacete, grideranno le pietre. Stiamo osservando come chi deve gridare, la vedetta, ricordate Ezechiele 33? La vedetta, se non suona la tromba quando arriva il pericolo, la gente morirà e Dio renderà conto del sangue di quelle persone che moriranno alla vedetta. Ai delle vedette che non suonano lo shofar, ai dei predicatori che non avvertono, ai dei pastori che non avvertono, peggio ancora di qualora ci fossero in giro, dei dottori della legge che non avvertono che arriva il male, che arriva la sciagura, che c'è l'apostasia nella Chiesa, che c'è la massoneria nella Chiesa. Ai di questi che non suonano lo shofar perché dicono non bisogna parlar male, ipocrita. Denunciare non è parlar male, è raccontare la verità. E la verità va sempre raccontata, va sempre detta, anche se fa male. Ai di quelli che tacciono perché sono tiepidi, perché non vogliono stare né a destra né a sinistra, vogliono piacere a tutti, non si vogliono sporcare le mani, sono codardi, hanno paura della persecuzione. Certo, la persecuzione fa paura, ma l'amore ha vinto la paura.
Oh, gloria allo Spirito Santo, viva Gesù Cristo, viva il Padre, viva il Figlio, viva lo Spirito Santo. Alleluia. E quindi quello che arriva nel mondo sono dolori di parto, guerre, pestilenze, molto timore, sedizioni. Parleremo di questo. Sedizioni, molto importante questa parola ai nostri giorni. Povertà, spaventi, terrorismo, terremoti, vulcani, incertezza, mancanza di lavoro, persecuzioni e soprattutto la Chiesa che si raffredda, la Chiesa che si spegne, la Chiesa che cade in apostasia, Israele che torna nella sua terra e tutto ha inizio. Tutte queste cose le abbiamo dette in molti video. È importante. Guardateli. Oppure guardate altri video di altri predicatori come noi che qui in Italia siamo pochi. Siamo pochi. Grazie a Dio ci sono. Siamo pochi. La maggior parte vogliono piacere a tutti. La maggior parte, molti, vogliono piacere a tutti, non vogliono dire le cose come stanno o non vogliono parlare dell'Apocalisse perché dicono che mette paura quando l'Apocalisse dice beato chi legge la profezia di questo libro, beato. Quindi vogliamo parlare in questo video dei, diciamo, del risveglio di alcuni dì. E quello che invece questi, tra virgolette, dei, deità, invece sono per noi cristiani, che per noi non sono deità, ma sono cose che Dio ha creato. Ma dipende. Poi chi guarda queste cose, che le andrà a considerare deità, ovvero quello che sono, semplici strumenti creati da Dio, perché per il beneficio della terra e dell'uomo, perché tutto l'universo è stato creato, tutto l'universo è stato creato per beneficiare la terra e quello che ivi si trova, soprattutto l'uomo che è la corona, diciamo, della creazione della terra, perché tutto gli è sottoposto, ma l'uomo è sottoposto poi al creatore, a Dio. Allora, vogliamo passare in Luca 21:25. Luca 21:25 dice la parola di Dio, e non l'abbiamo detto prima, lo facciamo adesso, che Dio abbia pietà di noi, siamo umani e sbagliamo. Tutto quello che diremo, tutto quello che faremo, tutto quello che leggeremo, lo faremo, lo diremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Noi iniziamo sempre a fare le cose nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tranne quando facciamo apologetica. Lì no, perché andiamo a indirizzare i nostri video fuori dalla Chiesa e allora ci comportiamo in un modo diverso. Ok? Questo è anche intelligenza. Non vogliamo gettare le nostre perle a chiunque. Ma questo video è indirizzato in primis alla Chiesa di Gesù Cristo e a tutti quelli che, pur non facendovi parte, siete comunque il benvenuto. Allora, poi appresso, vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, in terra, angoscia delle genti, con smarrimento, rimbombando il mare e il fiordo. Tutte queste profezie noi li abbiamo già trattate altrove, quindi non possiamo tornarci su ogni volta. Come già detto, non è giusto per quelli che ci seguono e poi ogni volta si devono sentire ripetere le solite cantilene, che poi non sono cantilene, ma quando tu già sai una cosa e te l'hanno detta 100 volte, insomma, andiamo avanti come si dice col programma. Allora, tutto inizia con l'arrivo degli ebrei in Israele. Da quel momento scatta la generazione. Inizia l'ultima generazione che durerà 70-80 anni. Quindi dal 1948 ad oggi, essendo entrati, diciamo, nel
settantesimo anno, andiamo ormai a iniziare il conto alla rovescia, e in questi 10 anni, 10 o 11 anni, dipende, si dovrà concretizzare tutto quello che è il discorso profetico finale. Ora, il giorno, la data, l'ora, l'anno del rapimento della Chiesa, nessuno sulla faccia della terra lo sa, ma il periodo sì, ma non l'anno, il giorno e l'ora. Ma quando la Chiesa sarà tolta, sarà rapita, da quel momento sì, si conosceranno i tempi, ovvero sono 7 anni di grande tribolazione e poi c'è il ritorno di Cristo, o la venuta, la seconda venuta di Cristo. Quindi una cosa è il rapimento della Chiesa, un'altra cosa sarà la seconda venuta di Cristo. Sono due cose completamente diverse e separate. In questo frangente, previo rapimento della Chiesa, ci sono dei segni, chiamati segni, almeno io li ho sempre chiamati così, segni preapocalittici. Mi viene da sorridere con gioia quando vedo anche altri grandi predicatori, anche molto famosi, che poi a un certo punto, io ascoltandoli, sento che anche loro se ne escono fuori con questa frase, appunto, non so come chiamarli, ma io li sto chiamando segni preapocalittici. Ah, come me, gloria a Dio! E quindi torno appunto a quello che ci hanno insegnato i nostri avi, i nostri anziani, che lo Spirito è uno, lo Spirito Santo è uno e comunica a tutti le stesse cose. Siamo uniti non da sangue, non da carne, ma dallo Spirito Santo, che lega di più addirittura del carne, della carne e del sangue, molto di più lega. Tu immagino che gli voglia bene ai tuoi parenti, ed è giusto che tu gli voglia bene, anzi la Bibbia ti comanda di amarli, ma lo Spirito, e sei unito a loro, bene, lo Spirito Santo unisce ancora di più. Quindi qui dice che vi saranno segni un po' dappertutto, ok. Tra l'altro qui viene profetizzato anche il discorso degli tsunami, ma adesso atteniamoci a questo, il sole. Vi saranno segni nel sole. Negli ultimi tempi vi sarebbero stati, dice la scrittura, segni nel sole. Non c'entra niente col tema. La profezia biblica, Dio, quando profetizza, profetizza al futuro, profetizza al passato, profetizza al presente. Se tu leggi il libro dell'Apocalisse, tu noterai che ancora si deve concretizzare, tranne i primi 4 capitoli, che è l'epoca della Chiesa, ma poi l'inizio della grande tribolazione inizia nel capitolo 6, non inizia prima, e il capitolo 5 è un capitolo transitivo, ovvero ti fa capire alcune verità che si devono concretizzare. E praticamente, se tu lo leggi, è al passato. Eppure sta parlando del futuro. Ben disse un grande evangelista, grandissimo, che per Dio il futuro è storia, perché è già passato. Per Dio il futuro che deve venire è storia, è passato. Quindi nella profezia biblica non ha importanza il periodo o il tempo. Forse è meglio dire il tempo nel nostro linguaggio. Assolutamente. Una verità ulteriore a sottolineare questo aspetto importantissimo è proprio il discorso del linguaggio originale, soprattutto veterotestamentario. Faremo dei video a tal proposito, dove vi insegneremo un po' di ebraico biblico per quanto riguarda la comprensione delle profezie. L'ebraico biblico ha i verbi, ovvero, parliamo al singolare, ha il verbo. Il verbo, nell'ebraico antico, non ha tempo. Lo sapevate? Vi mostreremo proprio le grammatiche. Vi mostreremo le grammatiche dei grandi rabbini e grandi dottori ebrei. Il verbo non ha tempo. Il verbo lo puoi tradurre. Noi abbiamo il tempo nei nostri verbi, presente, passato, futuro, eccetera. Il verbo ebreo no. Ma perché, qualcuno si domanderà, io quando vedo un imperfetto lo trovo
tradotto al futuro, per paradigma. Sai che cos'è un paradigma? Se, di questo ne parleremo. È un paradigma, caro mio. C'entra niente. Ovviamente ci vuole un paradigma quando fai una traduzione. Non stai nel linguaggio originale, stai traducendo, devi avere un paradigma. È impossibile non utilizzare i paradigmi, impossibile. Bisogna far comprendere allo studente più o meno una linea gliela devi dare. Ecco qui che nasce il paradigma. Ecco perché vengono tradotti così. Ma poi l'applicazione infatti è tutt'altra. L'applicazione sarà presente, futuro, passato, a secondo del contesto. È una profezia, può essere presente, passato, futuro e rimanere tale, che ne pensate? Ma parleremo poi di questo prossimamente. Però un accenno ve l'abbiamo fatto perché siamo in profezia biblica. Quindi un piccolo accenno, ok? Poi quando risponderemo ai mondi ufologici, gnostici, satanici, massonici, massoni, New Age, Scientology, yoga, kundalini, tutti questi movimenti qui, allora lì il discorso sarà molto diverso. Quindi, in profezia, ci troviamo in profezia, la profezia può essere al futuro, saranno, vi saranno futuro, può essere al passato, come nell'Apocalisse, vidi passato, può essere nel presente, la cosa è già fatta, ho già fatto, ma non l'hai fatto, eh sì, ma è già fatta, perché per Dio è già fatto, anche se non è fatto, perché è sì, amen, così è certo. Bene, se vogliamo far finta che c'è un contesto nella parola di Dio. Quindi, Luca 21, 25, vi saranno segni. Ok, allora, questa parola, nell'originale greco, c'è scritto terata, ovvero semeia, perché terata la troviamo nell'Antico Testamento, nel libro di Gioele. A tal proposito, abbiamo fatto un video, se tu vai qui, nel nostro canale, eccolo qua, questo è il nostro canale, ok, qui c'è l'home page, eccolo qua, ti trovi qua. Se tu vai qui, clicchi qua su video, ti dà tutti quanti i video e inizi a scendere, ok, finché non trovi il libro che si chiama Fine del Mondo. Ora, per non stare, siccome sono 200, a cercare troppo, se vai qua sulla destra, qui, vai qua, scrivi fine del mondo, fine del mondo, fai invio, ti dà tutti, eccolo qua, te lo dà subito, ok? E questo qua, fine del mondo, Apocalisse, eventi della fine dei tempi. Se tu clicchi su questo video, praticamente, lì spieghiamo la profezia di Luca 21, 25, che sarebbe questa. E vi mostriamo come questa qui, questa profezia qua, con questo segno, sta dicendo che nel sole e nella luna vi sarebbero stati nei segni, tra cui una bandiera. Come è possibile questo? Perché quando leggi nell'originale la parola semeia ha molti significati, tra cui anche bandiera e anche terata. E anche nel linguaggio veterotestamentario dell'ebreo antico. Quindi vi invitiamo a guardare questo video. Benissimo, andiamo avanti. Per comprendere il termine sole dobbiamo iniziare quindi da Genesi 1. Genesi 1 14, dice: Dio disse, anzi mettiamo uno un pochino più semplice, Dio disse, anzi facciamo così, Dio disse: siavi dei luminari nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte,
siano dei segni e per le stagioni e per i giorni e per gli anni. Ora, la parola segni nel originale si dice ot e la parola stagioni si dice moed. Ok. Se io vado nello strong, nello strong 226 strong, eccolo qua, hot. Questo è hot, qui c'è scritto hot, ok, che sarebbe 226. Ok, significa segnale o segnali, oppure legare o legherete, oppure un segnale, anche bandiera, faro, monumento, ma anche presagio e tanti altri, che magari qui è un po' ridotto, però noi abbiamo il nostro vocabolario dove ne appaiono, insomma, è un pochino più corposo, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, qui ci sono tutti. Quindi, allora, quando dice appunto vi saranno diciamo così, ok, vi saranno segni, quindi vi saranno segni, quindi nel originale vi saranno appunto dei segnali, cioè sarà un segnale, sarà anche un presagio, cioè un presagio è annunciare un evento che si sta per concretizzare. Idem con Moed. Se io vado in Moed, se io vado a cercare il Moed, che è un pochino diverso, Moed sta per il numero è 4150. Questo è Moed. Eccolo qua, questa è una mem, questa è una vav con la olem su, quindi diventa olem. Questa è una ein che è muta e quindi serve da supporto per la zere, e questa è la dalet, moed. Moed significa testimonianza, solennità, tempo, ora segnalata, posto o riunione. Quindi ora segnalata. Quindi quando noi leggiamo nel originale che vi saranno, dove sta qua? Sbagliato. Ok, vi saranno segni nel sole e nella luna, ok? Quando noi andiamo qua e vediamo che vengono creati appunto il sole e la luna, praticamente in Genesi 1 e 14 appunto dice che questo qui, questi luminari, cioè il sole e la luna, che sono stati messi nella distesa dei cieli, che servono per separare il giorno dalla notte, non sono solo stati messi per separare il giorno dalla notte, ma sono stati messi lì anche per segni e stagioni, quindi per Ot e per Moed. Quindi praticamente, se noi torniamo qua, sono stati messi per Moed per annunciare all'umanità l'ora segnalata dei tempi o del tempo. Non è solamente il tempo, sono le 15, sono le 18, ma è anche il tempo spirituale. Ecco perché poi il Signore dice che in quei giorni la luna si oscurerà
anzi scusate, sto dicendo, il sole si oscurerà, la luna diventerà sangue, vedi Gioele capitolo 2, dal verso 28 in poi al 31 al 32. Ecco perché tutti i luminari, i pianeti, sono sempre stati utilizzati da Dio per comunicare. Quando il Signore Gesù Cristo è nato, è stato annunciato, oltre che dalla sua parola che è il fondamento, la parola, l'unico fondamento è solo la parola, sono stati annunciati dagli astri, dalle stelle. Quando il Signore Gesù è morto, il sole si è oscurato. Alla fine dei tempi il sole annuncerà cose. La luna, gli eclissi, il sole si spegnerà. Perché? Perché Dio vuole mostrare all'umanità che Lui è il creatore ed essendo stato Lui il creatore, Lui utilizza la creazione per portare a termine benefici, benedizioni, ma anche castighi. La gente non vuole comprendere che Dio, essendo il creatore, interagisce con la sua creazione come vuole. Per esempio, se voi prendete i mondi satanici che dicono che vorrebbero farci credere a noi che Dio non sarebbe Dio, secondo loro, perché andò a visitare Abramo e mangiò con Abramo, ma pollo che non sei altro, ma tu pensi che la potenza di Dio, che ha creato tutto, il cielo, la terra, l'universo, tutto quello che è dentro la terra, compreso il cibo, compreso i frutti, e poi Dio non può mangiare un frutto che Lui ha creato o qualcosa che l'uomo ha cucinato? Perché questo fa sì che o farebbe sì che non fosse più Dio? Ma veramente pensate questo? Come siete piccoli! Facciamo bene noi a chiamarvi ladri di galline. Ma di questo ne parleremo. No, cari amici, no. Dio ha creato il cielo e la terra e interagisce con questa sua creazione fino al punto che se vuole ci viene a trovare e mangia anche con noi. O forse la potenza di Dio non gli permette di mangiare con noi. Wow, come lo fate come è piccolo il vostro Dio. Il Dio che io conosco può fare tutto, anche questo. La sua grandezza molto spesso risiede o si dimostra anche scendendo al nostro livello, che siamo veramente insignificanti, siamo meno della polvere, eppure ci ha così tanto amati che ha dato tutto a se stesso, compreso se stesso, il suo figliuolo. Quindi noi vedremo come questo sole, questa luna servono per ora segnalata, ma anche per stagioni che a sua volta le stagioni rappresentano ore segnalata. Ora segnalata. Un esempio su tutti ne è la festa della Pentecoste, che noi troviamo in Levitico. Levitico dovrebbe essere 23. Sicuramente è Levitico 23. Sì, è Levitico 23. E poi sta anche da altre parti, ma adesso atteniamoci al Levitico 23, che è più descrittiva. In Levitico 23 troviamo un po' tutte le feste veterotestamentarie, tra cui c'è Pentecoste. Il Signore dice: dal giorno della Pasqua conterai, dal primo sabato, eccetera, eccetera, conterai 7 settimane. 7 è un numero importante, 7 per 7 è 49, il 50° giorno appunto farai la festa della Shavuot. Vabbè, della, perché Shavuot è plurale femminile, vabbè, ma non ci importa niente. O delle settimane, appunto, Pentecoste, detta in greco, penta 50, significa 50. E quindi questa sarà una festa per te, ma quello è stata un'ora segnalata, perché poi dopo, quando è sceso lo Spirito Santo, è sceso proprio in quella festività lì. È scesa proprio in quella festività lì. Quindi noi vediamo che attraverso le feste, gli astri, perché poi loro dovevano contare i giorni, guardando la luna, perché il calendario ebraico è l'unico calendario al mondo che è, diciamo,
sia vale sia del Sole che della Luna, quindi è doppio, no? Mentre invece quello nostro è solare, quello musulmano, quello degli arabi è solo lunare, no? Ecco perché loro poi hanno anche la Luna, beh, qui c'è tutta una storia, e quello loro invece è sia lunare che solare. Infatti loro si avvalgono dal fatto che c'è proprio il comandamento, no? Uno legge la Bibbia e non si rende conto, ma qui in verità ci troviamo davanti a dei veri e propri comandamenti. Spesso si legge la Bibbia senza capire quello che si sta leggendo, no? Un altro esempio è per dimostrare che spesso si legge la Bibbia e non si capisce quello che si sta leggendo, se io vi facessi la domanda dove viene profetizzato per la prima volta che il Signore Gesù sarebbe nato da una vergine, tutti quanti sicuramente mi rispondereste Isaia 7,14, e con tutto rispetto parlando bocciato. Non è lì la prima volta che appare la profezia della Vergine. È stato profetizzato molto prima e altrove. Però molte persone leggono e non si rendono conto di quello che stanno leggendo. Ecco, poi ne parleremo magari in qualche altro video che seguiranno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è bene avere gli occhi rivolti al cielo per vedere quello che succede su nel cielo, per capire i tempi alla luce del fondamento che è la parola di Dio. Come si chiama questo? Ci sono due materie nel mondo, una è una materia legittima, onorata, che merita tutto il nostro rispetto, che si chiama astronomia con la N di Napoli. Poi c'è invece un'altra, non è una materia, è una follia, che è satanica, che si chiama astrologia con la L di Livorno. Chiedo scusa ai livornesi, purtroppo, e vi, vabbè. E l'astrologia è satanica e guai a noi col voler fare astrologia in base agli astri, fare l'oroscopo, il tuo futuro, il tuo nome, tutte queste cose qua. Questa è pura follia, questo è puro satanismo. Scusate, questo è puro satanismo, eccetera, eccetera, eccetera. L'astronomia è un'altra cosa, è uno studio scientifico. In base, diciamo, determinate cose puoi prevedere determinati eventi. Per esempio, se un pianeta a tot di distanza passa, tu saprai che quel pianeta provocherà determinati, concretizzerà determinati eventi, tra cui può spostare dei meteoriti e un meteorito ti può cadere in testa. Ecco, questa è astronomia, è matematica, è scienza, è tutta un'altra cosa. Quindi se la parola di Dio mi dice che negli ultimi tempi vi saranno segni nel Sole e nella Luna, io devo porre la mia attenzione al Sole e la Luna. Se la parola di Dio mi dice che negli ultimi tempi vi saranno segni nella Chiesa, uno su tutti, l'apostasia, io devo porre la mia attenzione nei confronti della Chiesa universale di Gesù Cristo per vedere se c'è questo segno che si sta concretizzando e si è completamente concretizzato. Se la parola di Dio mi dice che vi saranno segni nelle acque, che le acque inizieranno a diventare rosse, io devo porre i miei occhi nelle acque per vedere se stanno diventando rosse. E se voi vi informate troverete una marea di informazione dove in molte nazioni le acque sono diventate rosse. Poi la gente incredula dice no, questo accade perché. Qui non si discute il movente, il perché, la causa, forse no, non il movente, scusate, la causa. Qui non si discute la causa, la parola di Dio ha detto sarebbero diventate rosse, punto. E alla fine dei tempi, punto. E questo è avvenuto. E così via. Ragion per cui io seguo la parola di Dio. Ma adesso atteniamoci al sole. Speriamo di riuscire a spiegarci. Allora, Sì,
31,7. Questo leviamolo. Luca 21,7. I discepoli domandarono, questo lo ritroviamo un po' anche in Marco 13 e Matteo 24, i discepoli domandarono il maestro dicendo: Signore Gesù, quando avverranno queste cose? Appunto, riferendosi a tutti questi eventi che vi stiamo descrivendo, e lui dirà, e lui risponderà loro, e loro gli chiedono quale sarà il segno. Quale sarà il segno, quale sarà l'ot di queste cose? Ok? Quale sarà il presagio? Quale sarà il segnale? Quale sarà l'evento, quindi? E il Signore Gesù non gli dice: non ci sarà nessun segno, non ci sarà nessun evento, tutto avverrà così all'improvviso, vi ritroverete rapiti su nel cielo e basta, no. E gli comincia a dare una serie di segni, una serie di eventi. E poi gli ricomincia appunto a elencare, bene, però voglio seguire, perché poi se inizio a improvvisare, invece voglio avere una cosa da seguire, per non perdermi poi le cose. Se noi andiamo in 21,11, in ogni luogo vi saranno dei grandi terremoti, vi saranno fami, vi saranno pestilenze, vi saranno anche prodigi spaventevoli e dei grandi segni nel cielo. La grande ambruna mondiale è iniziata nel secolo scorso, hanno detto gli scientifici. E praticamente hanno detto, mo adesso l'anno esatto non me lo ricordo, però loro hanno circoscritto l'inizio della grande ambruna nel mondo in un anno preciso del secolo scorso, del 1900. Prima di allora questa grande ambruna a livello mondiale non c'era mai stata, e sono decade, sono circa 100 anni che va avanti questa storia qua. In precedenza una cosa del genere per tutti questi anni è cosparsa per addirittura con quasi continenti interi non c'era mai stata. Pensate, vi saranno grandi terremoti. Poi dopo vedremo Iris, poi vi presentiamo Iris, dice, chi è Iris? Sapessi chi è Iris, dopo ve la faremo conoscere Iris, tra un pochino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, la parola d'ordine in tutto questo è terremoti, che affiancheremo appunto al termine sole, quindi sole e terremoti, benissimo. Allora, vogliamo però adesso soffermarci al sole. Il sole, da quando Dio lo ha creato, è stato oggetto di adorazione da parte di un po' tutti quanti i popoli. Gli Aztechi, i Maya, gli Inca o gli Incas, gli antichi Romani, i Babilonesi, gli Egizi, un po' tutti lo hanno sempre idolatrato, lo hanno sempre adorato. Hanno fatto anche il culto misto, diciamo lo gnosticismo prevede anche un po' di culto misto, perché lo gnosticismo dice io sono Dio, però poi spesso lo gnosticismo riconosce anche Dio in tutto. Lo gnosticismo è molto complesso, è il nemico numero uno della Chiesa. Allora praticamente noi lo gnosticismo lo troviamo fin dall'inizio, fin dagli arbori, fin dalla creazione dell'uomo sulla faccia della terra. Infatti nell'antico Egitto il faraone era considerato un dio, ecco qui la gnosi, e a sua volta anche il sole era considerato un dio.
E quindi ecco qui, diciamo, il culto misto ovvero culto all'uomo e culto, diciamo, a tutto ciò che sta nella creazione, quindi panteismo, quindi c'è gnosi e panteismo, c'è sta fusione. Infatti noi sappiamo che lo gnosticismo è un sincretismo assoluto che va a prendere verità ovunque, il che è un gatto, un cane che si morde la coda da solo, perché se tu vai a prendere, no, un po' di verità qua, un po' di verità qua, un po' di verità qua, c'hai tre verità per fare un'altra verità che sarebbe questa. A sua volta tu di tutte queste verità hai fatto la tua verità. Quando verrà quell'altro dopo di te, ti dirà: no, questa non è tutta la verità, perché la verità sta dappertutto. Quindi prendo un po' di verità qua, 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 e se fa la sua verità. A sua volta verrà ancora quell'altro e dirà: no, qui non c'è tutta la verità, perché la verità sta ovunque. Quindi prendo un po' di verità qua, 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 e si farà la sua verità e l'andremo a mettere qua. A sua volta verrà un altro, e così il discorso è infinito. Quindi dire la verità o promuovere il sincretismo è da mentecatti. Questa è la verità. Che ne pensate? Se ci mettiamo a fare apologeti. Guardate, noi non siamo apologeti. Non la sappiamo fare. Ma è che siccome davanti ci abbiamo dei ladri di galline, è talmente semplice sconfiggerli con la semplice verità. Non è che siamo noi. Quindi praticamente il popolo egiziano... il popolo egiziano praticamente c'aveva sto sincretismo, c'aveva sto doppio culto al panteismo e all'uomo. E quindi noi vediamo che l'uomo antico ha sempre adorato il sole. Tutto questo ci interessa, non è che stiamo mischiando le carte, no, tutto c'ha un filologico, però ci dovete un po' seguire. Capisco che può essere noioso per alcuni, però ci sono altri che invece gli interessano queste cose, soprattutto quelli, insomma, che ci scrivete, eccetera, eccetera. Che Dio vi benedica, grazie. Grazie anche per quelli, insomma, che ci ascoltano, pur non condividendo, però ci ascoltano. In qualche modo, comunque, la verità viene annunciata a tutti. Allora, il sole è stato sempre deificato. In Babilonia il sole veniva deificato, e insieme al sole c'era appunto come si chiamava? Ishtar, non mi veniva, c'era Ishtar e il figlio di Ishtar, ok? E quindi c'era questa sorta di trinità satanica, questa la ritroviamo anche in Egitto, ok? La trinità satanica, insomma, perché Satana ha sempre cercato di imitare tutte le cose di Dio, perché Satana si trovava alla presenza di Dio, quindi Satana sa perfettamente come è fatto il Dio. Quindi quando Satana è stato buttato fuori dal terzo cielo, Satana si è fiondato sulla terra e vuole colpire l'uomo, e quindi lo vuole confondere, e quindi vuole usare le cose di Dio per sporcarle. Vedi le corna, perché i satanisti fanno le corna? Perché le corna si trovavano sull'altare degli olocausti, e non c'era nulla di male. Il corno verrà suonato da Gesù quando verrà a rapire la sua chiesa e lo shofar. Il corno rappresenta tante cose belle, perché il corno, per vivere, ha bisogno che qualcuno gli soffi dentro, ecco lo ruà, ecco lo spirito. E Satana, siccome vuole sporcare questa figura, gli fa fare le corna a tutti questi quattro satanisti. Ecco perché noi ci guardiamo bene di farle, eccetera, eccetera, eccetera. E tante cose. La stella rovesciata, Gesù è la stella mattutina. Satana che fa? Prende questa stella mattutina,
se la diciamo fa, cerca di farla sua e la capovolge, perché lui poi è la stella che cade dal cielo, e tante tante e tante altre cose. E ovviamente anche il sole, no? Il sole che rappresenta in qualche modo la luce, la vita, il calore, la Trinità stessa, no? La luce, il calore, l'essenza stessa del sole. Spesso il sole viene utilizzato per cercare di far capire il discorso della Trinità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora Satana prende e dice: adorate il sole, adorate il sole. E caro mio, il sole non si può adorare. Qualcuno dirà: ma questo prima, ancora oggi, e ancora nella tua religione, che si dice essere cristiana, c'è l'adorazione al sole, a 8 punte, 8 raggi, 2, 4, 5, 6, 7, 8, a 8 punte. Il sole lo ritroviamo in modo nascosto, come in modo subliminare, nei cosiddetti santi, che c'è questa sorta di aurea. No, lì si sta rappresentando il sole, che poi tu non ci voglia credere, sei libero. Noi le cose ve le diciamo. Chi ama dice la verità. Ai di quelli che vogliono piacere a tutti. Noi sappiamo che dicendo le cose come stanno avremo molti nemici, ma non importa. E quindi il sole veniva adorato anche in Babilonia e veniva festeggiato il 25 di dicembre. Poi verranno gli antichi romani, prenderanno anche loro il sole. Non so se è stato, si pensa che sia stato Aureliano a far confluire, diciamo, la festività, a dedicare un giorno per onorare il sole nell'antica Roma nel 25 dicembre. Poi verrà Costantino, ok, dove legalizzerà il cristianesimo, da lì nasce la Chiesa Cattolica, prima non esisteva. Se lo vuoi accettare lo accetti, se no a me personalmente me ne porta niente. Se non lo vuoi accettare, quindi non perdere tempo a scrivere sotto, cioè scrivi pure, tanto non mi interessa, fai come ti pare. Nasce il cattolicesimo e viene dato al cattolicesimo e viene dedicato a questo chiamiamolo cristianesimo, un giorno che è il 25 di dicembre. Poi nasce il cattolicesimo, idem. Lo sapevano che faceva parte del Dio Sole, ma l'hanno preso lo stesso, nonostante Gesù non abbia mai lasciato detto di festeggiare un giorno particolare per lui, perché noi lo dobbiamo festeggiare nei nostri cuori tutti i giorni. Poi da qui a sparare al Natale, noi non ci mettiamo a sparare al Natale, però vi diciamo le cose come stanno. E poi ognuno fa, io non festeggio il Natale. Ci sono cari fratelli che lo festeggiano e io li rispetto, anche se non condivido, però li rispetto, perché sono veramente persone che camminano in integrità. Anche se sbagliano, però camminano in integrità. Ma dimmi tu chi è che non sbaglia, a parte i legalisti del web, che come sbaglia qualcuno gli fanno il video. Però poi a se stessi non si fanno mai questi video. Noi dobbiamo denunciare gli apostati, noi cari fratelli che hanno sbagliato o hanno commesso un peccato. Perché tutti commettiamo dei peccati e poi magari neanche ce ne accorgiamo, o se ce ne accorgiamo chiediamo perdono e lo lasciamo. È l'apostasia che dobbiamo denunciare. È un'altra cosa. Eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Abbiate pazienza, noi i nostri video sono molto ricchi di insegnamento e quindi arrivati a questo punto, chi ci segue, che ha seguito tutti i nostri video, come dire, sta andando avanti col programma e quindi ci segue con fluidità e con facilità. Chi si ritrova qui per la prima volta vede che stiamo mettendo un sacco di cose insieme, si troverà un po' spaesato. E piano piano, se sei interessato, ci vuole tempo. L'apprendimento non nasce così, anche se cerchiamo di essere il più semplici possibili e utilizzare un linguaggio semplice, ma il da dire, il da dirsi è tanto.
Ok, allora, tutto questo per quanto riguarda il sole, Dio ha creato il sole, i segni nel sole, l'appuntamento, quello che significa, quello che poi l'uomo, l'essere umano, ha fatto del sole, oggetto di culto, oggetto di adorazione, tutto questo bagaglio che noi abbiamo costruito in questo tempo, è un po' che parlo, ci servirà poi per la fine. È importante conoscerlo. Ok. E quindi adesso veniamo al sole, come veramente è e quello che il sole significa per noi cristiani, che già in parte lo abbiamo rappresentato. Ma lo vogliamo sottolineare ulteriormente. Quindi, Luca 21, 25, che sarebbe questo, vi saranno appunto segni nel sole, ot, eccolo qua, in ebraico e in greco semeia, o terata, come dirà la Settuaginta nell'Antico Testamento. Bene. Daniele 12, Daniele 12, 4, molto importante, anzi facciamo così, Daniele 12, 4, Daniele 12.4 dirà che nella fine dei tempi la conoscenza sarà cresciuta, sarà aumentata, gadol, sarà grande. Ok, questo è molto importante. Noi vediamo che fino all'altro ieri l'uomo, l'essere umano, andava in giro con la mula, col cavalluccio, con la carrozza, ok? Per 6.000 anni ha fatto sto lavoro qua. Per quasi 6.000 anni ha fatto sto lavoro qua. Poi gli ultimi 150 anni, a un certo punto, è scoppiata sta rivoluzione industriale, così come è stato profetizzato ben 500 anni avanti Cristo con Daniele. Essendo cresciuta la conoscenza in tutti i campi, alcuni dicono no, lì si riferisce solo al popolo ebreo, si riferisce a tutto, si riferisce spiritualmente, materialmente, al popolo ebreo, a tutto il mondo, ok? Si riferisce anche alla conoscenza della Torah, i cosiddetti codici inseriti nella Torah, si riferisce a tutto. Quindi la conoscenza è aumentata, siamo arrivati nello spazio, abbiamo la capacità di vedere quello che l'uomo non è mai riuscito a vedere. Possiamo guardare il sole in faccia e studiarlo, perché adesso l'argomento del giorno è il sole e i nuovi dì e il terremoto. Quindi l'uomo in questo momento è in grado di guardare il sole in faccia e capire quello che il sole ci sta dicendo. Il sole ci sta parlando. Non è che ci sta parlando, che ci dice ciao come stai, ci sta lanciando dei segnali. In base a quello che è scritto, vi saranno segni, questi segni annunceranno eventi. Quali sono questi eventi? Lo dice la parola di Dio, calamità, distruzione, terremoti. Solo il sole? No, tante altre cose. In questo video l'oggetto centrale è il sole. Come già visto, Luca 21, 25, era 11, vi saranno grandi terremoti. Ok, bene. Questo fu profetizzato 2000 anni fa. Allora, vogliamo andare qua. Se io, guardate, ve lo faccio vedere, scrivo Iris, vi ricordate che prima abbiamo parlato di Iris, la nostra amica Iris, chi è Iris? È la nostra amica, scrivi Iris e scrivi terremotos, terremotos, ti apre un mondo. Vai qua, ultimi terremoti. Te lo apri qua a fianco, questo lo chiudiamo perché non ci importa. Mondo intero. Eccolo qua. Allora,
Qui ti dà tutti i terremoti che ci sono stati nel mondo, giorno per giorno, che superano i 4 gradi. Ogni giorno nel mondo ci sono centinaia di sismi sotto i 4 gradi e molti sopra i 4 gradi. In questa giornata, oggi è 7 di ottobre, eccolo qua, sono le ore 12.04, ci sono già stati 2 terremoti, uno di 4.9, uno di 5.1, quello di 4.9 c'è stato nel sud delle isole Kermadec. Se vuoi sapere dove sta, clicchi qua sopra, io clicco, apro la pagina a fianco, ti va a caricare il punto e ti carica il punto, eccolo qua, qui è l'epicentro. Tu dici, non ci capisco niente, dove siamo? Vai a diminuire qua e ti dice esattamente dove sta Nuova Zelanda, eccola qua. Quindi più a nord ci sarà il Giappone, eccolo qua, più a nord c'è il Giappone, eccolo qua, e poi qui c'è la Corea e qui c'è l'isola di Guam, sta qua, la famosa isola di Guam. Allora, Guam sta qui. Eccola qua, questa è l'isola di Guam, ok? La famosa isola di Guam che tanto ci sta facendo tremare in questi giorni. Eccola qua, vedete? Qui c'è Guam. Sono circa 2000 km dalla Corea, ok? E il terremoto c'è stato qua. No, sbagliato, qua. Ok, che sarebbe la Nuova Zelanda. Va bene. Qualcuno potrà dire, beh, è stato in mezzo al mare. Se un terremoto si concretizza in mezzo al mare ed è forte, crea il tsunami, poi lo tsunami ti entra dentro terra e ti ammazza 500.000 persone, come è successo in Socotra o Sumatra. Sumatra. Ok? Quindi è molto importante. E vabbè, qui Ecuador, o Ecuador come si dice qui in Italia, ok? Benissimo. Quindi Latin America. Insomma, ce ne sono stati 2. Poi nella giornata di ieri ce ne sono stati pochissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veramente pochi. Il 5 ce ne sono stati pochissimi. Altri giorni ce ne sono stati tipo 19, 20, 21, un botto. Tipo qui il 29 ce ne sono stati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Soprattutto i posti molto colpiti sono appunto il Messico, Chiapas, Oaxaca, eccolo qua, posti a noi cristiani evangelici, molto noti, che ci stanno molto a cuore, perché in Chiapas fino a pochissimo fa, non so se ancora adesso qualcosa si continua a concretizzare, che purtroppo non è parlare male e denunciare, nel Chiapas, in Oaxaca e in tutte quelle parti là, praticamente sono stati uccisi una infinità di evangelici, pastori, le donne evangeliche violentate, decapitati, uccisi, espropriati dalle proprie terre solo per essere evangelici da parte del clero cattolico, da parte dei cattolici. Queste cose sono state denunciate, ma il mondo non ha mai voluto ascoltare. Il governo messicano, nonostante lui promuova la libertà religiosa, nel sud del Messico si è sempre concretizzato questo. Poi l'attenzione è stata spostata a altri gruppi anarchici, che però sono sempre mossi, diciamo, dal clero cattolico. I cattolici che ci stanno guardando, che rimarranno, guardate, sono cose che succedono, vi potete documentare da voi stessi, specialmente se conoscete altre lingue. Quindi noi conosciamo
molto bene queste zone qui. Una infinità, se voi andate a cercare notizie nei giornali principali, nelle testate principali, gli stessi telegiornali esteri hanno denunciato queste cose qui. Ecco, e quindi noi lo facciamo anche nel nostro canale. Ecco, condanniamo e denunciamo queste cose qua. Questo è molto importante. Una parola di solidarietà per i nostri fratelli che stanno proprio morendo e sono stati espropriati dalle proprie terre solo per essere evangelici. Benissimo, benissimo, non è benissimo, è un modo mio di fare, di dire, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, perché ora noi stiamo vedendo i terremoti? Perché ci sono le agenzie. Questo è Iris, voi se aprite qui, andate qua, vedete questa mappa, la fate un po' più grande. Se voi andate sul punto, eccolo qua, vi dà qua sotto, vedete, solo che se mi sposto me lo cancella, vi dà praticamente il posto sotto qua, ve lo dà il posto e il giorno. Praticamente qui dice 6 di ottobre c'è stato un terremoto nelle isole di Salomone. Praticamente si trova sopra l'Austria, l'Australia, scusate, sopra la Nuova Zelanda, quindi sotto l'Indonesia, ok? Un terremoto magnitudo 5.2, e questi sono tutti gli ultimi terremoti. Ogni giorno ci sono centinaia di terremoti e Iris ti riporta tutti quelli che superano i 4 gradi, ok? Quindi è, come dire, un sito ufficiale che riporta, okay, i terremoti nel mondo, okay? E qui ci sono tutti quanti i continenti se volete fare una ricerca mirata, ma insomma basta andare qua e fate prima. Perché vi facciamo vedere questo? Perché le persone, purtroppo, che gli piace essere ignorante pur di dare addosso alla parola di Dio, vi diranno che i terremoti ci sono sempre stati. Però se voi andate nei siti specializzati e consultate chi si occupa di sismologia, di vulcanologia, eccetera, 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 ci sono dei siti che ora a memoria non me li ricordo, non me li sono scritti, e che quindi non me li ricordo a memoria, non essendo materia mia, io non sono un sismologo, quindi non me li ricordo a memoria. Però ci sono, insomma, dei siti dove appunto vengono apportate tutte queste verità che vi stiamo dicendo. Quando qualcuno vi dice che i terremoti ci sono sempre stati, tu rispondigli: non è vero, perché quello che ci dice la sismologia, la vulcanologia, è tutto il contrario, che i terremoti non ci sono mai stati come oggi. Dai secoli scorsi, ok, i terremoti non erano migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia come oggi. Solamente in questi giorni a Yellowstone, dopo tra l'altro l'eclisse solare che abbiamo fatto anche il video e queste cose le abbiamo dette, ci sono state in un mese e mezzo, due, circa 2000 sismi, anzi più di 2000 sismi in due mesi circa, sotto Yellowstone, e questo non accadeva dal 1985. Mai come oggi ci sono stati tutti questi sismi. Non superavano i 100 nei secoli scorsi. Dal 1900 ad oggi praticamente è cresciuto del 1000-1500% la concretizzazione di terremoti, e questo andrà a crescere. Dice uno scienziato iraniano, tra l'altro, che vive negli Stati Uniti, che si occupa appunto di sismologia e non solo, che si deve concretizzare un terremoto negli Stati Uniti che dovrebbe aggirarsi intorno alla magnitudo 24, che addirittura separerà l'America del Nord dall'America del Sud. Quello che si avvicina è Verga, cari amici. I terremoti ci sono sempre stati, i terremoti non ci sono mai stati come oggi. Lo dice la scienza.
che poi quello che fa il paninaro, con tutto rispetto per i paninari, sotto casa tua ti dice il contrario, o l'ufologino ladro di galline che non sa né leggere né scrivere ti dice il contrario, non gli date retta. La parola di Dio ha detto che alla fine dei tempi vi sarebbero aumentati terremoti e sarebbero stati grandi terremoti in ogni luogo. E la parola terremoti e la parola sole vanno a braccetto nel discorso profetico degli ultimi tempi, la parola profetica più ferma di tutti i tempi. Mai come oggi tutti i riflettori sono puntati sul sole. Il sole sta affettando la terra. Mai come oggi il sole sta affettando la terra, mai come oggi la scienza ci dice ci sono fior di siti che stanno parlando del sole, sto parlando di siti ufficiali fatti dal mondo scientifico, dove si parla di tempeste solari, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso l'ex presidente degli Stati Uniti, Obama, approvò una risoluzione la quale metteva in guardia o voleva che le massime autorità stessero attente o stessero, fossero preparate, perché il sole in qualsiasi momento può, non è se succederà, ma quando, può mandare una tempesta solare e mandare in tilt, mandare in crack tutto il sistema elettronico di un posto o addirittura anche del mondo. Queste cose possono succedere, è già successo, solamente che all'epoca il danno maggiore che è riuscito a fare è colpire il telegrafo, ma chi se ne, all'epoca non c'era problema, ma oggigiorno se va via l'elettricità ci saranno milioni di morti, basti pensare agli ospedali, che se te va via la corrente per un mese, sai quanti ne muoiono. Ma non solo gli ospedali, tutto funziona grazie alla corrente. Se le cose esistono è grazie alla corrente, se non c'è più corrente, le navi non possono portare il petrolio, le fabbriche non possono mandare il gas dalla Russia all'Europa o eccetera eccetera. Dentro casa non funzionerebbe niente, riscaldamenti, niente, d'inverno t'ammaleresti e puoi anche morire. E queste cose succederanno. Puntate gli occhi al sole. Un altro fenomeno importante è che si dice che il sole, insieme alla luna, insieme alle placche tettoniche, insieme a mille altri fattori, ma adesso fossilizziamoci al sole. In questo video ci stiamo attenendo all'oggetto, il sole. Si dice, non ho detto è scientifico, si dice, mo, noi scienziati non siamo, come dire, ambasciatore non porta pena, si dice che il sole sta contribuendo alla concretizzazione di una infinità di terremoti. Una parte del mondo scientifico, la maggior parte, dice non è vero, noi non siamo scientifici, e diciamo vabbè. Ma qualcun altro sta cominciando ad alzare la voce e a dire no, è vero. E ne hanno parlato fior di giornali. Potete informarvi, certo, in italiano non so quanta roba riuscite a trovare, però se parlate inglese o la prima lingua al mondo che è il francese o lo spagnolo, de roba ne trovate tanta, detto proprio alla romana. Informatevi. Quindi a quanto pare il sole sta contribuendo alla concretizzazione di un'infinità di terremoti. Vero o falso? Noi presentiamo la notizia, noi non siamo in grado, noi ci occupiamo di altro, noi facciamo appunto esegesi biblica, ermeneutica biblica, escatologia biblica, tutto alla luce rigorosa del testo originale. Questa è la nostra, diciamo, concedetecelo, piccola specializzazione. E questo è quanto. Ora però noi sappiamo che la parola di Dio ci dice che il sole avrebbe
avvisato l'umanità attraverso segni, e quello sarebbe stato un appuntamento. Per cosa? Per la Chiesa di Gesù Cristo, per prepararsi al ritorno di Cristo, cioè al ritorno, no, scusate, al rapimento della Chiesa. Per il mondo, per prepararsi alla resa dei conti finale. Il mondo sta per entrare in giudizio. Qualcuno dirà: Dio è cattivo, ravvediti, vieni con noi. Perché devi restare qui a passare la grande tribolazione? C'è posto anche per te. Andiamo avanti. Luca 21, 25 e non solo, Matteo 24, 6, 7 e anche Marco 13, Luca 25, no, Luca 21, 25, e Matteo 24, 6, 7, facciamo solo 24, 6, 7, ok, allora dice: ora voi udrete di guerre, di rumori di guerre, guardatevi, non turbatevi, perché conviene che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Perciò che una gente si leverà contro l'altra, un regno contro l'altro, vi saranno pestilenze, fami, terremoti in ogni luogo. Nota bene queste tre frasi. Vi saranno pestilenze, fami e terremoti in ogni luogo. Queste tre cose, insieme ad altre, te le mette tutte quante insieme. Ma non solo, ancora prima, una gente si leverà contro l'altra, un regno contro l'altro, poi pestilenze, fami, terremoti, in ogni luogo, tutto te lo mette insieme. È esattamente quello che sta succedendo oggi in tutto il mondo, perché c'è la globalizzazione nell'antichità non è mai esistita, ci hanno provato tutti, non ci sono mai riusciti, cominciando da Egitto che voleva globalizzare tutto, dai persiani che volevano globalizzare tutto, gli assiri volevano globalizzare tutto, quindi i persiani, appunto i medio persiani, Grecia voleva globalizzare tutto, con Alessandro Magno non c'è riuscito, Roma voleva globalizzare tutto, non c'è mai riuscito, l'unico che è riuscito a globalizzare tutto è il nuovo governo di ordine mondiale, che poi sarà cappeggiato dall'anticristo. E nel globalizzare tutto, appunto, tutto è sotto un solo, diciamo, una sola mente, ecco qui che noi vediamo che una gente si leva contro all'altra. Una gente si leva contro all'altra, lo vediamo concretizzato in tante cose. Nel razzismo, mai come oggi c'è, nel terrorismo. Vedete, vabbè, ma qui poi mo adesso non vogliamo mettere troppa carne a bruciare, teniamoci a questo. Poi di questo parleremo nei prossimi video, quando faremo apologetica. Altro che il cristianesimo è diviso. Il cristianesimo causa divisione, la Bibbia causa divisione. Quanto siete ignoranti, non conoscete neanche la storia. Ma lasciamo stare. Quindi Marco 13 in questo frangente parla di sedizioni. Sedizione significa quando il popolo si solleva contro il proprio governo. Uno su tutti? Avete visto quello che sta succedendo in Spagna in questi giorni? Ma non solo. In Venezuela. In Egitto. Wow. E chi più ne ha più ne metta. Oggi tutte le persone anche sono arrabbiate con i propri governi, non c'è neanche più rispetto per le autorità, laddove le autorità sono buone, perché voi dovete ringraziare Dio che state in Italia, ve lo dico io, perché io pure sono italiano,
orgoglioso di esserlo, ma essendo stato all'estero, vi garantisco che la polizia all'estero è da aver paura. Meglio avere a che fare con un narcotrafficante che con poliziotto. Qui in Italia non è così. Qui in Italia le forze dell'ordine, che Dio le benedica, sono le forze dell'ordine del popolo. Poi, buono e cattivo, c'è dappertutto, ma non è l'istituzione, è la persona. Si colpisce la persona che commette un delitto, non la forza dell'ordine. Oggigiorno, qui in Italia, stiamo vedendo sti gnosticini addirittura dei quattro soldi che fanno video contro le forze dell'ordine. Non è la forza dell'ordine. Se c'è un misfatto, un errore, l'ha fatto la persona, non la forza dell'ordine. Impara, impara. È la persona che ha sbagliato. Io quando stavo all'estero, no? Sapevate come mi chiamavano? Che ero ragazzino, bambino. Siccome ero italiano, mi chiamavano mafia. Domanda, è giusto che uno venga catalogato come mafioso solo per essere italiano? No. No. E così sono le forze dell'ordine. Se uno sbaglia, se uno ruba, non è la forza dell'ordine, è la persona che ha sbagliato. Le nostre forze dell'ordine sono forze dell'ordine dignitose. Fino adesso. Il futuro lo conosce solo. Se vai all'estero, la forza dell'ordine prende e ammazza il popolo. Uno su tutti gli Stati Uniti di America, cosa che io non amo molto, diciamo, la politica di quella nazione. Non è che mi piacciono molto per tante cose, soprattutto per le loro forze dell'ordine, che veramente non... Dall'altra parte c'è pure un sacco di criminalità, però. E poi se vai in altre nazioni, che non voglio fare il nome, specialmente quelle nazioni che invece mi hanno ospitato, non bisogna mai parlare male delle nazioni che ti hanno ospitato, però ci sono alcune nazioni dove c'hanno le forze dell'ordine che proprio te mettono al muro e ti sparano. Perché? Così. Perché gli gira e te fanno sparire. Quella è sbagliata di forza dell'ordine, non quelle che ci abbiamo qui in Italia. Eppure troviamo gente che si vuole alzare contro l'autorità, quando l'autorità è buona. Cosa ben diversa invece è il mondo politico nostro, che ci ha venduto. Noi eravamo sovrani tutto, nella moneta, nel territorio, nelle risorse energetiche, vedi là, il gas, la luce, eccetera, eccetera. E l'hanno vendute, l'hanno privatizzate. Tu sei d'accordo? O la moneta non è più nostra? Quella è sbagliata, quella è da condannare. Dovranno rendere conto a Dio di tutto questo. Lo diciamo con rispetto, ma con molta franchezza, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo quello che ci riserverà il futuro, niente di buono. Quindi, tutto questo si concretizzerà in un sol momento e si sta concretizzando in un sol momento. Marco 13,8, appunto, turbamenti che sta per sedizioni, dipende la versione che leggete. Quindi quando qualcuno vi dice che i terremoti ci sono sempre stati, quando le agenzie principali che trattano queste materie, fatte da fior di scienziati, dicono il contrario, noi vi diciamo che invece di ascoltare i soliti sprovveduti e fuorisercenti, nonché grossolani soggetti del web, subalterni di ogni oligarchia implacabile, la quale vuole imporre ai propri sudditi il più tenace, totale, incondizionato divieto sia di intendere che di volere, sarebbe opportuno piuttosto ascoltare invece chi di competenza ne ha, sia direttamente o indirettamente, appunto come noi che non l'abbiamo direttamente, però prendiamo le notizie direttamente dal mondo scientifico e ve le proponiamo.
decidete voi a chi volete ascoltare. Se a questi ladri di galline del web, ovvero gente che ha competenza. Così come quelli che per imparare la Bibbia, invece di andare da chi la Bibbia la conosce, la espone e la insegna con criterio, oggettività, sincerità, eccetera, eccetera, da chi vanno dall'ufologino di turno, dall'ognosticino di turno, dal ladro di galline di turno, da quello della New Age, da quello che fa yoga, da quello che fa le sedute trascendentali, eccetera, eccetera, o dal satanismo, che poi è tutto satanismo e massoneria a buon mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Allora, in questo momento si è concretizzato, si è attivato in questi giorni, si chiama l'anello di fuoco o il cinturone di fuoco. Se andate su internet vi potrete informare. Bene. Tutto questo che noi stiamo rappresentando non è altro che appunto il cosiddetto, quello che la scrittura insomma chiama dolori di parto. Giunti a questo punto, vogliamo chiudere con questo argomento e passare al secondo argomento, che si trova in, appunto, già l'abbiamo letto, ma lo vogliamo riprendere, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, verso 3 e 4. Nessuno mi inganni per alcuna maniera, perciò che quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia e sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario che si innalza sopra chiunque è chiamato Dio o divinità, talché siede nel tempio di Dio come Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non pochi cristiani, nostri fratelli, pensano che questo qui è da circoscriversi unicamente che all'uomo anticristo che si deve materializzare. È sbagliato. È vero che parla di lui, ma non parla solo di lui, perché qui c'è una congiunzione, di questo ne abbiamo già parlato. Nessuno mi inganni, perciò che quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia, e questa verrà prima del rapimento della Chiesa, e, congiunzione, non sia manifestato l'uomo del peccato, che è l'anticristo, e lo spirito dell'anticristo, perché dirà, già le abbiamo dette queste cose, quindi non ci soffermiamo. Vedete il video Anticristo 1 e 2. Entrate nel nostro canale, qui cercate appunto Anticristo, scrivete qua Anticristo, Anticristo, dove sta? Eccolo, 1 e 2, ok? Perfetto. Allora, questo lo levo, questo lo levo, questo lo levo, questo mi piace, lo lascio. Questo lo levo, questo lo metto qua, che mi piace di più, non ce va. Così ci capisco qualcosa, no? Mo? Me l'ha tolto. Mamma mia. Seconda testa non riuscissi. Capitolo 2. Ok, apostasia e si è manifestato l'uomo del peccato. Ok, allora, quindi andate lì a vedervi il video dell'anticristo in Prima Giovanni capitolo 2 dal verso 18 in poi è scritto che l'uomo, lo spirito dell'anticristo deve venire e poi subito dopo dice ma è già venuto, è già qui nel mondo, insomma deve venire o è già qui nel mondo, certo. Perché praticamente lì Giovanni, il fratello Giovanni, che adesso si trova alla presenza del Signore, è in attesa della resurrezione dei morti, quindi del rapimento della Chiesa, sarà quello il periodo della resurrezione dei morti, praticamente Giovanni ci dice che in questo momento c'è lo spirito dell'anticristo nel mondo, ma che poi questo spirito si dovrà incarnare nella bestia o nell'anticristo.
per capire lo spirito del, diciamo, del male o il misterio del male, bisogna arrivarci, perché non è proprio scritto, quindi tramite appunto il mistero della pietà. Così come il mistero della pietà ci viene descritto, il mistero del male lo si capisce invertendo il mistero della pietà. Quindi, così come Gesù è stato incarnato e si è manifestato, così lo spirito dell'Anticristo sarà incarnato e sarà manifestato. Così come Gesù è apparso, diciamo, agli uomini, agli angeli e tutto quanto, così lo spirito dell'Anticristo apparirà agli uomini e poi andrà in perdizione, e così via. Quindi in questo momento, questo passo qua si riferisce esattamente allo spirito dell'Anticristo che oggi si trova sul pianeta Terra e che poi si concretizzerà materialmente come la bestia o l'Anticristo. Quindi, quando verrà l'apostasia e si manifesterà l'uomo del peccato come oggi, che non è verità perché è perdizione, questo si innalzerà sopra chiunque chiamato Dio o divinità. Ecco qui l'odio alla Bibbia. Talché siede nel tempio di Dio come Dio, mostrando se stesso, dicendo che egli è Dio. Cosa dice lo gnosticismo? Io sono Dio, l'uomo è Dio, noi siamo Dio, noi possiamo fare tutto. Fateci caso. Il Signore ha detto in Matteo 24 che verranno molti falsi cristi, diranno: il Cristo è qui, eccolo là, eccolo qui, eccolo su, eccolo giù. Attenzione, non sono solo le false religioni cristiane, ma sono anche le false religioni pagane, tra cui la prima, la numero uno, è lo gnosticismo, che dice: il Cristo no, il Cristo eccolo qui, siamo noi, tu sei Dio. Noi stiamo vedendo il risveglio di questo oggi come mai. Da quando il mondo, il cristianesimo è entrato nel mondo, che lo gnosticismo ha preso una nuova sfaccettatura, da lì inizia con Simon Mago, eccetera, 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 ad oggi, lo gnosticismo ha sempre cercato, perché il nemico numero uno, la massoneria è stata creata dallo gnosticismo. Attenzione a sottovalutare lo gnosticismo. Se tu hai capito qual è il pericolo della massoneria, hai fatto già un passo importante, ma devi fare il secondo passo, devi capire l'importanza dello gnosticismo, perché la massoneria non è nata per caso, è stata creata dagli gnostici. Così come gli illuminati non sono stati creati per caso, ma ancora prima c'erano in Spagna nel 1492 un gruppo chiamati gli Illuminati, non so come, creati da quello che ha creato i Gesuiti. Quindi capire lo gnosticismo è importante oggigiorno. Oggigiorno c'è il risveglio, come mai, dello gnosticismo, dell'uomo Dio che si vuole sedere nel tempio di Dio per prendere il posto di Dio, e dice: Dio sei tu. E poi vi raccontano un sacco di frottole dicendo: anche la Bibbia lo dice, perché dice: Dio è dentro di voi. Dio è dentro di noi, bravo, Dio è dentro di noi, non che io sono Dio, ma io sono un grande peccatore e senza di lui non posso fare niente. E poi Dio non è dentro tutti, è solo dentro coloro che nutrono la fede in lui, e basta, e sono pochi, perché pochi veramente lo vogliono seguire, anche se la salvezza è per tutti. Oppure vi invitano a fare yoga. Attenzione, perché la Bibbia condanna lo yoga. Infatti, quando si dice vegliate, quando noi andiamo in preghiera dobbiamo vegliare, e non che andiamo in estasi e annulliamo la nostra mente come fanno nello yoga e poi ti entrano i demoni dentro. Attenzione a quei cristiani che fanno yoga, uscite fuori. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è lo spirito dell'Anticristo che sta preparando la strada all'Anticristo uomo, che si dovrà manifestare, concretizzare, non appena la Chiesa sarà tolta.
stiamo vedendo il risveglio dell'ognosticismo, il risveglio del serpente, del Kundalini, serpente, drago, Satana il dragone scritto. Gnosticismo, massoneria, e chi più ne ha più ne metta. Satana ha sempre cercato di togliere Dio dal cuore dell'uomo per sostituirlo, appunto, ad alcuni propone queste religioni gnostiche, al cristiano, ai cattolici vi propongono i santi, madonne, madonnine. Qualcuno dirà, ah, a me non mi toccare la Madonna, ma figurati, per me puoi pure adorare la lavatrice, che mi importa, peggio per te, io sono schietto. Pregare qualcuno e fare un culto, pregare qualcuno è idolatria, pregare qualcuno è adorazione, che poi tu vuoi dire il contrario, sei libero di negare l'evidenza. Chiunque prega, c'è un solo intercessore e un solo mediatore. Prima Timoteo 2.5. Vi è un sol Dio e un solo mediatore, Gesù Cristo. Fatti 4.12 dirà, vi è un solo nome per il quale possiamo essere salvati, Ebrei 7.25. Gesù Cristo è l'intercessore. Quando il cattolico va ai santi e li prega per arrivare a Dio, sta bypassando l'unico intercessore, l'unico mediatore. Uno solo, pesate le parole, uno solo. Dice, quelli sono più piccoletti, uno solo. Non si può pregare. Pregare è idolatria, pregare è adorare, pregare è rendere un culto, non si può pregare un santo, non si può pregare Maria, non si può fare. Lo vuoi fare? Te lo ripeto, problemi tuoi non mi interessa. Io una volta che ti ho predicato la verità, il mio compito è finito, tu continua pure a pregare Maria. Non vedrai la salvezza di Dio. Attenzione. Attenzione a giocare col sangue di Cristo versato per te. Cristo, gli sono state bucate le mani, gli sono stati bucati i piedi, gli è stato bucato il costato, gli è stato bucato il capo, la schiena, tutto quanto è stato flagellato. Quello che ha sofferto per poi dire, ma andate da quest'altri. Mostrare il peccato di Maria è semplicissimo. Se è vero, che come dite voi, che non è vero, però facciamo finta che sia vero, che Maria è rimasta vergine, Maria ha vissuto nel peccato, perché il comandamento di Dio recita che la donna e l'uomo, quando si uniscono in matrimonio, ok? Questo è scritto nelle Epistole Corinti e non solo. È scritto che la donna devono avere i loro giusto rapporti dentro al matrimonio sessuali. E non come mi ha detto un credente, dice, beh, non è peccato non avere rapporti sessuali, sì, te vorrebbe vedere a te. Addirittura la legge umana prevede il divorzio immediato se entro tot tempo non si concretizzano per volere di uno dei due il rapporto sessuale in alcune nazioni. Quindi se Maria non ha dato a Giuseppe e Giuseppe a Maria massimo amore, quello che gli doveva dare, anzi è scritto che se l'uomo arde di sposarsi, il matrimonio serve anche a questo, oltre che alla procreazione, serve anche a questo. E quindi Maria avrebbe peccato. Se fosse così, ecco qui, ma non solo, troppe sono, che ecco perché nessuno può intercedere, ma non solo,
Se tu vai in Apocalisse, nel capitolo, mi ricordo, 6-5, chi è degno di aprire il libro dei sette suggelli? E fu cercato nel cielo qualcuno che fosse degno, e nessuno fu trovato, e Giovanni piangeva, vedi, profezia al passato, ma che rappresenta il futuro, piangeva Giovanni perché nessuno su nel cielo era stato trovato per aprire il libro, né Maria, né Santi, né Mosè, né Elia, né Pietro, né Paolo, tanti santi uomini di Dio, nessuno fu trovato, nessuno era degno. Solo uno è stato degno di aprire quel libro, Gesù Cristo. Ecco qui che Satana vuole togliere dal Tempio di Dio, Dio, per metterci ai cattolici, gli darà Maria, i santi, a noi evangelici ci dà, quelli che ce l'hanno, la propria organizzazione, il proprio apostolo, con sti titoli, per carità di Dio, mi s'addrizzano i capelli, lasciamo stare, ma non mi venite, no, è scritto, che ti rispondo, i propri pastori, che per alcuni sono idoli, o altri, tipo quello là che va in giro con la giacca da beisbolista, butta giù la gente per terra, che è un gesuita infiltrato, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno gli dà qualcosa per essere Dio, agnostici gli dà loro stessi. Satana ha sempre cercato di fare questo lavoro qua, togliere il vero Dio per metterti un'alternativa, perché l'uomo non può vivere senza qualcosa in cui credere, perché essendo stato creato a immagine e somiglianza di Dio è legato attraverso lo spirito a Dio. E andiamo a chiudere. Essendo l'uomo amante di se stesso, per questo va rivolto all'agnosticismo, gli va bene sentirsi dire che lui è un Dio. Bene. In questo momento abbiamo sul pianeta Terra, trovandoci alla fine dei tempi, nazioni intere, almeno 5, che si trovano in allerta tsunami, terremoti a destra e a sinistra, buchi che si aprono nel suolo, l'acqua che diventa sangue, inondazioni, uragani, forza 5 fissa, non si era mai concretizzato, si raggiunge forza 5 per un determinato tempo di mezz'ora, massimo un'ora, e poi subito scema, ma adesso forza 5 è durato 24 ore, uno degli ultimi uragani mai successo sulla storia conosciuta all'uomo. L'asse terrestre si è spostato, come ha detto Isaia 13, e non solo, altro che le profezie non dimostrano che non c'è Dio, meteoriti che cadono e non è niente, grandine gigante che sta iniziando a cadere e non è niente, arriverà a pesare 49 kg la grandine che cadrà durante la grande tribolazione, più presenza di satanismo a livello mondiale, negli Stati Uniti stanno togliendo le croci dalle scuole, non che noi siamo interessati nella croce, ma questo ci fa riflettere, stanno innalzando statue a Satana. La presenza di vulcani in tutto il mondo, soprattutto di nuovi vulcani, sono stati scoperti almeno 91 vulcani nell'Antartide, quindi nel Polo Sud, e questi ghiacciai si stanno iniziando a sciogliere, e se si sciolgono è un guaio, perché questi ghiacciai mantengono dormienti questi vulcani, eccetera, eccetera, eccetera. Lo Yellowstone, più di 2000 sismi. Attenzione, Isaia, un asteroide pochi giorni fa è passato tra la Luna e la Terra. Pensate se quell'asteroide avrebbe colpito la Terra, ed è scritto in Apocalisse che la Terra sarà colpita da una pioggia di asteroidi. È scritto in Isaia 13:5 che vengono da lontana terra, dal più profondo dei cieli, gli strumenti dell'ira di Dio. Cosa si sta avvicinando sulla Terra?
che viene dall'estremità dei cieli. Qualcosa si sta avvicinando. Occhio al cielo, occhio alle stelle, occhio alla luna, occhio al sole. L'uomo ha adorato il sole, l'uomo ha fatto del sole il suo Dio. Ancora oggi ci sono religioni cosiddette cristiane che subdolamente stanno adorando il sole, ma non ve lo dicono. Dio utilizzerà il sole alla fine dei tempi, come ha fatto durante le 10 piaghe d'Egitto che lo ha oscurato, per dimostrare che lui è Dio e che quello che l'uomo adora, panteismo se stesso, non è niente. Dio farà vergognare il sole, lo oscurerà. In altre occasioni, nell'Apocalisse, addirittura userà il sole per bruciare gli uomini. Vediamo dove sta scritto, mi pare che è Apocalisse 16. Mi ricordo, Apocalisse 6. Il sole divenne nero e ci fu un grande terremoto. Terremoti e sole, la scrittura li mette quasi sempre o spesso insieme. Qualcosa mi dice che quei pochi scienziati che dicono che il sole contribuisce alla concretizzazione di terremoti hanno ragione, in base a quello che leggo nella Bibbia. Poi, 8.12. La terza parte del sole fu percossa, e della luna, delle stelle, e si oscurò. E poi 9.2. Si oscurò. Ok. E non mi ricordo ecco dove stava, vedi, non lo trovavo, no? Sono andato a memoria perché non, perfetto, meno male. Allora, il quarto angelo versò la sua coppa sopra il sole e gli fu dato di ardere gli uomini col fuoco. Gli uomini adorano il sole invece che l'Iddio che gli dà la vita eterna? Saranno bruciati dal sole. Il tuo idolo ti distruggerà. Tu adori l'uomo? Sei gnostico? Adori l'uomo? Dici che l'uomo è Dio? Saranno gli uomini a ucciderti attraverso guerre, terrorismo, attentati, sedizioni. Attenzione a giocare con Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16. Cari amici, credenti, non credenti, gnostici, atei, attenzione, la scrittura profetizza, parla, annuncia. Occhio al sole, occhio ai terremoti. Questo video è indirizzato sul sole, i nuovi dì, o il risveglio, no, dei nuovi dì, dei vecchi dì, fenomeni e terremoti. Quanti entrarono nell'arca? 8. A quanti fu annunciata la salvezza? Tutti, ce lo dice il Nuovo Testamento. Quanti accettarono? Nessuno. Di tutti quelli che gli fu predicato, nessuno accettò, manco mezzo. Solo Noè e la sua famiglia si salvarono. Così avverrà oggi. Pochi saranno rapiti, anche se Dio vuole che tutti si salvino. Ma la gente odia il cristianesimo. Stiamo vedendo il risveglio del male, i risvegliati di Satana, che odiano la Bibbia, bruciano Bibbia, fanno video per bruciare video, sono pieni di odio. Come fai a riconoscere qualcuno se ti ama? Quando ti dice la verità ti ama, quando ti dice la menzogna ti odia. Se uno ti
ti dice che lui parla del vero e poi ti dice che nella Bibbia non c'è peccato quando nella Bibbia c'è peccato, o nella Bibbia non c'è vita eterna quando la Bibbia ti parla di vita eterna, sta mentendo. Ecco perché poi non possono capire quei passi difficili dove magari si sono massacrati anche dei bambini, che quando parliamo di bambini che ci avevano a spada a mano e te venivano a ammazzare. Quando parliamo di poppanti non si prende in considerazione il contesto biblico, si dice che non è vero e che non c'è vita eterna. E quindi non si capisce che poi quei poppanti sono stati tolti per andare su ed essere tolti dai massacri che avrebbero seguito, perché i poppanti venivano sacrificati. E quindi non sono stati degni di loro. Oppure, per altre situazioni che sono stati castigati, quelle popolazioni, essere sprovvisti dai loro figli, ma quei bambini sono andati su a vivere nel terzo cielo, e se fossero cresciuti in questa terra, crescendo, avrebbero perso la salvezza. È scritto che Dio toglie il giusto dalla terra e l'uomo non si rende conto che Dio lo toglie per salvaguardarlo dai mali che vengono. C'è anche questo. Noi non capiamo il disegno di Dio perché non vogliamo accettare la parola di Dio. E quindi questi tolgono il contesto biblico, non lo riconoscono, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo dire un'altra cosa importante, mi è sfuggita di mente, era importantissima. Mamma mia, la mente. Comunque, non mi ricordo, volevo dire una cosa importante. Ma intanto andiamo a chiudere. Ok, perfetto. Comunque, vabbè, vi volevo dire una cosa importantissima. Ci tenevo tanto, mamma mia. Adesso mi era venuta a mente e mi è scappata. Il giudizio sulla faccia della terra arriva. L'ognosticismo si sta risvegliando e la Chiesa sta per essere rapita. Quello che succederà domani è peggio di quello che è successo adesso. Con questo eclisse solare che c'è stato negli Stati Uniti si sta scatenando, si dice pandemonio, utilizziamo questo termine. Si sta scatenando sto pandemonio proprio lì in quella zona, e non pensiate che resti lì, e solo Dio sa fino a quanto ancora la Chiesa si inoltrerà, ma con l'anno in corso e l'anno che viene la Chiesa è entrata nell'ultima parte della fine proprio dei tempi. E sono rimasti 10 anni, conto alla rovescia. In questi 10 anni, in qualsiasi momento, la Chiesa può essere rapita, qualsiasi momento. Chissà quando succederà, nessuno lo sa. Ai di quelli che vanno dando date, attenzione. Noi parliamo del tempo, non delle date, attenzione. E quindi chissà, prima è meglio è, ma Dio lo sa. Chissà in quale anno, in quale mese, in quale giorno, non lo sappiamo. Siamo pronti, siamo preparati. Prepariamoci. La fede. Annunciamo, soprattutto chi ha un ministero, chi è predicatore. Forza e coraggio. Prendi sta decisione e inizi a fare il tuo lavoro.
affronta le persecuzioni. Come ha detto Paolo a Timoteo, qualsiasi persona voglia servire Dio sarà grandemente perseguitata. Cari amici in ascolto, questo è stato il video. Mica lo so se sono riuscito a spiegarmi. Speriamo, dopo mi risento. Fatemi sapere. Se avete cose da dire, ditele nei commenti sottostanti. E grazie per averci seguito fin qui. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Che Dio vi benedica e, se il Signore vorrà, ci rivediamo al prossimo videoprogramma. Shalom!